Buongiorno a tutti e benvenuti al webinar di questa mattina. Vi chiedo un primo feedback audio-video, segnalate utilizzando le nostre chat eventuali problemi tecnici, provvederemo a rispondervi utilizzando la chat diretta. Il webinar di oggi è parte del ciclo di seminari sul nuovo codice dei contratti pubblici, è dedicato all'illustrazione delle risposte alle principali domande sugli affidamenti di importo inferiore alle soglie europee, pervenute durante il corso delle precedenti edizioni dei seminari online. Il relatore di oggi è la dottoressa Luana Guerrieri, dipendente del Comune di Latina, esperta in materia di appalti, e con noi anche il dottor Claudio Lucidi, esperto in materia di appalti, che sarà il nostro moderatore. Il materiale didattico del webinar, quindi le slide e la registrazione video, sarà a vostra disposizione a partire da domani nella sezione materiali didattici all'interno della sezione documenti e pubblicazioni. Durante il corso del webinar invieremo più volte il link diretto per poter già andare sulla pagina dedicata. Io adesso non rubo altro tempo, lascio la parola alla dottoressa Guerrieri e auguro a tutti gli utenti un buon proseguimento. A te Luana, prego. Ok, grazie, buongiorno a tutti, benvenuti. Come anticipato Francesco, oggi affronteremo le domande che sono pervenute nel webinar precedente. La dorsale quindi di questo webinar è più o meno, diciamo, la stessa del precedente, solo con i focus e con degli approfondimenti in base alle domande, diciamo, che abbiamo analizzato e che abbiamo sistemato all'interno della presentazione. Iniziamo subito e iniziamo dal concetto di soglia. Sapete tutti, insomma, l'abbiamo detto anche nei precedenti webinar, la soglia definita dall'articolo 35, la soglia di rilevanza comunitaria, sono quelle che vedete indicate in questa slide, quindi per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni, ribadiamo, servizi e lavori, sono 5.225.000 euro. Per gli appalti pubblici di forniture e servizi 209.000 euro e poi abbiamo questa nuova soglia, i 750.000 euro, per i servizi sociali e gli altri servizi specifici presenti nell'allegato 9. Importante, abbiamo definito, stabilire che cosa è compreso nella soglia e a questo riguardo ci riferiamo a questo solito comma 4 dell'articolo 35, dove si afferma che quando noi calcoliamo la nostra soglia, oltre a tenere conto dell'importo che calcoliamo per l'affidamento di servizi della fornitura del lavoro, dobbiamo tenere in considerazione anche eventuali formule opzionali che vogliamo inserire nella nostra gara. E quali sono queste formule opzionali? Le abbiamo riepilogate in questa slide, quindi la ripetizione di lavori e servizi analoghi, articolo 63, comma 5, lavori o servizi complementari, siamo sempre all'interno dell'articolo 63, comma 5, e proroga, articolo 106, comma 11. Abbiamo già sottolineato come la ripetizione di servizi analoghi consista sostanzialmente nel rinnovo del contratto, come io possa applicare questa ripetizione solo se a monte eseguo una procedura aperta o una procedura ristretta e posso attivare la ripetizione nel triennio successivo alla stipula del contratto principale, quindi alla scadenza dei 3 anni, nel triennio successivo provvederò a stipulare con lo stesso contraente del contratto originario il contratto per la ripetizione dei servizi analoghi. Ovviamente è una formula opzionale, quindi significa che io stipulerò con lo stesso aggiudicatario il contratto solo se sarò soddisfatta dell'esecuzione del contratto da parte del contraente originario, altrimenti, proprio perché è un'opzione, posso procedere alla nuova procedura di gara. La novità, diciamo, di questo codice è che attualmente nel concetto di soglia dobbiamo ricomprendere anche lavori o servizi complementari. Come vedete, entrambe le edizioni, sia la ripetizione che i servizi complementari, sono stati applicati anche ai lavori, quindi una formula che possiamo applicare anche agli appalti di lavori, mentre per la ripetizione voi sapete che nella precedente formulazione del 163, che era presente nel 57, la ripetizione si ricollegava solamente ai servizi analoghi.
Lavori e servizi complementari, quindi che sono soltanto le opere, diciamo, sono complementari all'appalto principale e quindi sono aggiuntivi. E anche questi sono opzionali, nel senso che io li prevedo nella mia documentazione di gara, li prevedo nell'importo complessivo dell'appalto, ma mi riservo di affidarli all'operatore economico che avrò individuato attraverso la procedura di gara solo in una fase successiva. La proroga dell'articolo 106,11 è, come sapete, la proroga tecnica. Altra novità importante di questo codice è il fatto che la proroga tecnica deve essere presente all'interno anche qui degli atti di gara, deve essere definita nell'importo e quindi anche sostanzialmente nel periodo. Solo se io l'ho definita negli atti di gara, l'ho stabilita nel limite massimo, potrò procedere alla proroga tecnica, altrimenti il codice mi ritiene, diciamo, la proroga illegittima. Quindi la previsione è necessaria, una proroga tecnica che deve essere finalizzata solamente all'espletamento della nuova procedura di gara. Proprio su queste prime definizioni, su queste prime considerazioni, erano state formulate nel webinar precedente delle domande. La prima diceva si possono conoscere prima il valore delle opzioni. È semplice, come io calcolo il valore del contratto principale, nello stesso modo calcolerò il contratto delle opzioni. Se sono stata in grado di calcolare il valore del contratto principale, nel caso devo calcolare la ripetizione dei servizi analoghi, sarà strettamente correlata a quanto ho definito nel contratto principale, anche perché la particolarità della ripetizione è che io darò il contratto, affiderò il nuovo contratto agli stessi patti e condizioni del precedente. Quindi stessa determinazione, così come la proroga. Se io ho definito contrattualmente qual è l'importo del contratto originario, sarò in grado anche di definire quanto può consistere la proroga di 6 mesi del contratto principale. Altra domanda, se ho una gara con importo di 100 e un'opzione eventuale di 60, è chiaro che il valore stimato è 160, ma ai fini del CIG, contributo cauzione, con il nuovo come faccio? Allora, in questo diciamo dobbiamo riferirci un po' a dei contributi che l'ANAC ci dà attraverso le FAQ. Che sono pubblicate relativamente alla tracciabilità dei CIG. E in particolare, come deve essere calcolato il valore a base di gara e quindi come io devo calcolare poi l'importo del CIG, ovvero il CIG lo devo correlare all'importo principale del contratto o devo considerare anche tutte le forme opzionali. Ormai dalla dizione che utilizza l'ANAC e anche correlandola a quello che è il concetto, il valore, l'importo complessivo dell'appalto che io metto a base di gara, io il CIG lo devo calcolare tenendo in considerazione anche le opzioni. Quindi il valore del CIG sarà caratterizzato dall'importo dell'appalto più l'opzione del rinnovo, quindi la ripetizione del servizio analogo e più la proroga. Che cosa comporta questo? Comporta che l'attivazione dell'opzione poi della ripetizione comporta un nuovo CIG, perché quando noi prendiamo il CIG per la nostra procedura di gara, quindi abbiamo detto il CIG è complessivo, quindi tiene conto delle opzioni. Quando si va sulla schermata del SIMOC, se voi avete ben presente, c'è proprio una parte, una domanda che pone diciamo questa schermata a nostra disposizione dove ci chiede: ma il contratto è sottoposto a ripetizione? È fondamentale che noi stiamo attenti a quella domanda, perché chiaramente se il nostro contratto prevede la ripetizione noi dobbiamo rispondere sì. E quando andremo a prendere il nuovo CIG per la ripetizione del servizio, quindi che cosa significa? Io avrò il CIG del contratto originario che prevede un importo complessivo. Poi, quando deciderò di riaffidare il contratto della ripetizione allo stesso operatore, dovrò comunque prendere un nuovo CIG, ma quel CIG sarà correlato al CIG originario e sul quale ovviamente non dovrò più pagare il contributo perché è proprio correlato al CIG principale.
Nel caso invece della proroga, la proroga, a differenza, diciamo, della ripetizione, non può essere considerata, diciamo, un nuovo contratto. E questa è la definizione che ne ha dato l'ANAC, solo se sia concessa, ovviamente, per il tempo strettamente necessario a garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio, nelle more dell'espletamento della procedura. Quindi non si consiglia un nuovo contratto, non devo prendere un nuovo CIG nel caso dell'affidamento della proroga tecnica, ma solo se questa proroga è effettivamente limitata al periodo che io ho indicato negli atti di gara. Ma diciamo che sarà quasi obbligato, quindi io mi aspetto una modifica anche della schermata del SIMOG in questo senso. Penso che proprio perché è stata modificata il discorso della proroga tecnica e la legittimità della stessa è correlata alla presenza dell'importo negli atti di gara, probabilmente anche la schermata del SIMOG sarà modificata e sarà formulata nello stesso modo, simile quindi alla ripetizione del servizio analogo. Ancora, altra domanda che si correla al discorso del CIG. CIG non acquisito nel caso di procedura negoziata al momento di invio lettere di invito, oppure nel caso di procedura aperta al momento di pubblicazione del bando, è acquisibile successivamente durante esecuzione appalto senza incorrere in responsabilità? Allora, noi siamo obbligati a prendere il CIG, altrimenti violiamo le norme sulla tracciabilità, dei flussi. E quindi noi dobbiamo prontamente prendere il CIG. Per la mancanza del CIG sono previste delle sanzioni, non è che non sono previste. Non ne ho visto ancora materialmente l'applicazione, ma non è detto che questo non possa accadere. Quindi non possiamo dire che siamo esenti da responsabilità. Abbiamo comunque una responsabilità, così come la responsabilità ce l'hanno anche gli operatori economici, che nel momento in cui trovano una gara pubblicata senza il CIG, devono segnalare, sono obbligati a segnalare immediatamente il fatto all'autorità perché possa porsi rimedio, diciamo, all'insufficienza del bando, all'insufficienza, insomma, degli atti di gara. E c'è una responsabilità anche di tipo economico, perché ovviamente voi sapete che gli operatori economici pagano il contributo e così come l'amministrazione, la stazione appaltante paga il contributo. Quindi ovviamente è una responsabilità anche di tipo finanziario. Al riguardo, per completezza, ho voluto riportarvi, probabilmente già la conoscete, ma è il caso magari di parlarne un attimo, di questa delibera numero 1 dell'11 gennaio 2017. È una delibera molto importante perché oltre a stabilire, a dare alle stazioni appaltanti le indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG, stabilisce qualcosa di importante sulla numero esagerato di CIG che sono stati assunti dalle stazioni appaltanti, ma che non sono stati perfezionati. L'ANAC pone un termine a questo perfezionamento, e il termine è di 90 giorni. Noi quindi siamo obbligati nel termine di 90 giorni dall'efficacia di questa delibera, e questa delibera è efficace dal 16 febbraio, quindi il termine è il 16 maggio. Entro il 16 maggio le stazioni appaltanti sono tenute a perfezionare tutti i CIG che non sono stati perfezionati. Il mancato perfezionamento del CIG comporta l'annullamento del CIG, quindi con le conseguenze sulla tracciabilità che derivano dall'annullamento del CIG, e anche dal punto di vista della responsabilità, perché il mancato perfezionamento del CIG impedisce la produzione del MAV, ossia dello strumento che ci serve poi per pagare il contributo, quindi con evidente responsabilità anche di tipo finanziario da parte della stazione appaltante. Vi invito pertanto ad andare, se non già non la conoscete, a verificare questa delibera e gli obblighi e i vincoli che pone a carico delle stazioni appaltanti, ripeto, da attuare per i CIG non perfezionati entro 90 giorni dall'entrata in vigore della delibera stessa, quindi entro il 16 maggio.
La domanda che era a monte, diciamo, di questo excursus dei CIG prevedeva anche che cosa succede nell'ipotesi di cauzione provvisoria, cioè noi siamo nel caso di ripetizione, quindi noi abbiamo detto il CIG verrà preso per l'importo complessivo, ma la cauzione provvisoria che io devo far pagare, devo far presentare agli operatori economici, a quale importo deve essere correlata? Allora, la cauzione provvisoria, l'obiettivo è la stipula del contratto. Ovviamente io negli atti di gara, per una questione, diciamo, di correttezza, siccome il contratto che andrò a stipulare, lo andrò a stipulare per l'importo principale del contratto e non per i successivi, la cauzione provvisoria, per logica, deve essere correlata all'importo principale del contratto, cioè per quello che sarà oggetto della prima stipula. E non sarebbe corretto far pagare agli operatori economici, secondo me, una cauzione provvisoria per degli importi che potenzialmente potrebbero non essere oggetto di stipula. Chiaramente il discorso è diverso nel caso di cauzione definitiva. Io stipulo il contratto principale e con la cauzione definitiva correlata all'importo del contratto principale, ma quando vado a stipulare anche il contratto della ripetizione dei servizi analoghi e quelli successivi, io dovrò chiaramente prevedere il versamento della cauzione definitiva per il nuovo importo contrattuale. La garanzia provvisoria di quell'articolo 93 va versata anche nei sottosoglia e la deroga non esiste nel codice. È prevista la cauzione provvisoria anche nel caso di sottosoglia. La deroga è indicata dal codice ed è disciplinata nell'articolo 93, 10, che fa riferimento ai servizi di progettazione, piani di sicurezza e coordinamento, ai compiti di supporto e alle attività del responsabile unico del procedimento, ai quali quindi la cauzione provvisoria non si applica. Come possiamo predeterminare a monte il valore dei servizi analoghi o complementari? L'abbiamo già detto all'inizio, dobbiamo stimare l'importo. Come stimiamo il nostro contatto principale, dobbiamo essere in grado di stimare sia l'importo della ripetizione, nel caso dei servizi complementari che quindi completano l'importo originale, ovviamente noi avremo una determinazione a sé stante che terrà conto di quello che è l'obiettivo dell'amministrazione, della stazione appaltante negli appalti. Dei servizi complementari nel contratto dei servizi complementari. Questa domanda poi era un po' particolare, dice: previsto nel bando di gara si intende quello in corso? Siccome c'era tra parentesi questo riferimento all'articolo 106,11, ho presunto, insomma, che facesse riferimento alla proroga. Anche la proroga la prevedo, la stimo, la inserisco nel bando di gara se la procedura è effettuata secondo nuovo codice. Ecco, io penso che la domanda, ho dovuto un po' interpretarla, si riferisse a questo. Allora, se il contratto è in corso e se il contratto è fatto secondo le vigenze del vecchio codice, le regole anche per la proroga saranno le regole del vecchio codice. Se il contratto invece è stato stipulato e quindi il bando è stato stipulato secondo le regole del nuovo codice, ovviamente io per procedere all'affidamento della proroga tecnica devo averlo previsto nel mio bando principale, nel bando quindi pubblicato secondo le regole del nuovo codice. E se non l'ho previsto, la mia proroga è illegittima. Nei lavori non è possibile quantificare preventivamente le opzioni. Non sono d'accordo, io ritengo che si possa fare, soprattutto chiaramente se si tratta di una nuova opera, le opzioni della ripetizione non la vedo applicabile, ma se si tratta ad esempio di una manutenzione, perché no? Perché non stabilire la ripetizione? Ovviamente ricordiamo che la ripetizione si applica solamente ai bandi che noi effettuiamo secondo la procedura aperta o ristretta. Non possiamo applicare la ripetizione di lavori e servizi analoghi alle procedure negoziate e quindi anche ai sottosoglia. La proroga tecnica si può fare anche in caso di ritardo colpevole della stazione appaltante. La proroga, ripetiamo, è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per la nuova gara. Se io l'ho prevista nel bando, la norma non mi dice se vado a fare una valutazione di colpevolezza e di responsabilità della stazione appaltante. Mi sono data un termine. Entro quel termine io devo completare la procedura per il nuovo affidamento.
Diverso invece è il caso, probabilmente chi ha formulato questa domanda si riferiva all'articolo 63,2 lettera C, ovvero che disciplina il caso di ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, quando non posso rispettare i tempi di una procedura aperta e ristretta per questioni di urgenza che non siano addebitabili alla stazione appaltante. Io potrò utilizzare quindi la formula dell'articolo 63,2 lettera C solo in situazioni di urgenza e di emergenza, ma ovviamente il ritardo in questo caso non deve essere imputabile alla stazione appaltante. Quest'altra domanda particolare ma molto interessante: se la ripetizione non è altro che rinnovo, qualora io abbia un contratto di anni 4 con possibilità di rinnovo per altri 4, come si coniuga tale tempistica con il fatto che la ripetizione va esercitata nei primi 3 anni? È una bella domanda perché effettivamente noi abbiamo questo termine ultimo dei 3 anni per esercitare la ripetizione, per cui noi nel triennio dobbiamo già decidere se questo operatore economico può proseguire, quindi possiamo affidare la ripetizione del servizio analogo oppure no. Ovviamente il nuovo codice, dobbiamo considerare, è orientato a contratti non eccessivamente lunghi, quindi già prevedere un contratto 4 più 4 sta, diciamo, abbastanza avanti, quindi è molto meglio probabilmente, sia perché conforme alla direttiva comunitaria, sia perché conforme all'assetto del nuovo codice, prevedere dei termini di contratti un po' più semplici e che garantiscono anche la rotazione, che garantiscono anche la concorrenza con gli altri operatori economici. Adesso passiamo alla parte del dottor Lucidi sulle concessioni. Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, alcune domande riguardavano la materia delle concessioni e credo che alcune anche domande che stanno arrivando in questo momento, gli oggetti, grosso modo, sono le stesse di cui adesso daremo qualche risposta. Allora, intanto qui sì, la prima domanda si faceva riferimento a un servizio specifico, che era il servizio di distribuzione degli alimenti e delle bevande, le macchinette che si mettono all'interno di locali pubblici, e diceva come è possibile sapere il fatturato delle ditte che svolgono questa attività. Perché è importante sapere il fatturato? Perché l'amministrazione, nel caso delle concessioni, ai sensi dell'articolo 167,1, deve stimare il valore della concessione. E l'articolo 167,1 dice che il valore delle concessioni è determinato dal fatturato prodotto durante tutto il periodo di durata contrattuale. Quindi è importante conoscere il fatturato per determinare il valore della concessione. E a cascata tutto quello che ne deriva dal valore della concessione, così come individuato. L'amministrazione lo deve stimare, perché ovviamente poi lo stesso valore sarà oggetto di gara. Non c'è più, ai fini dell'individuazione del valore della concessione e delle soglie applicabili, non c'è più la distinzione tra concessione di lavori e concessione di servizi. A differenza del previgente codice del decreto legislativo 163, che individuava delle soglie per i lavori e altre soglie per i servizi. Diciamo, in recepimento della direttiva europea, il valore della concessione è determinato dal fatturato, a prescindere se è una concessione di lavori, con prevalenza quindi della parte realizzativa dei lavori, delle opere, ovvero se si tratta di invece una concessione di servizi finalizzata a erogare servizi. Questo è molto importante perché va da sé che il valore, la soglia sotto la quale si applicano le deroghe previste anche per le concessioni dal decreto legislativo 50 è una soglia molto elevata, cioè di 5 milioni e 200 mila euro.
comprese quindi le concessioni, per cui al di sotto di 5.200.000 euro possono trovare applicazioni anche per le concessioni le norme derogatorie previste per gli appalti. Però faccio sempre, richiamo sempre l'attenzione che la concessione si deve caratterizzare in modo preciso e puntuale per essere distinta dall'appalto. Su questo svolgeremo al più presto un ciclo di incontri formativi, anche alla luce delle linee guida che l'ANAC ha elaborato e sta per licenziare sul partenariato pubblico-privato, di cui le concessioni rappresentano una branca, e cercheremo di definire meglio qual è il confine, il borderline attraverso il quale si parla di concessione in luogo di un appalto. È importante perché questo fa scattare tutta una serie di altre considerazioni e anche di altri adempimenti a carico della stazione appaltante. Per cui è necessario capire che cosa il concessionario deve fare a differenza dell'appalto in una concessione e soprattutto come l'amministrazione debba usare questo strumento non in modo alternativo all'appalto se non esistono i presupposti. È il presupposto fondamentale che il soggetto privato si deve assumere un rischio operativo concreto, rischio operativo che può essere o un rischio di domanda o un rischio di disponibilità. Apro e chiudo questa parentesi perché è importante, ma ci ritorneremo sul punto. Anche per le gare sui distributori automatici è necessario che l'amministrazione rediga un piano economico-finanziario da allegare agli atti di gara. Ora, ripeto, l'amministrazione deve stimare il valore della concessione. Per stimare il valore della concessione si deve fare un'idea di qual è il fatturato complessivo. Per farsi un'idea sul fatturato complessivo deve fare almeno uno studio economico. Non è necessario un piano economico finanziario redatto secondo i modelli, diciamo, prestabiliti in Excel, ma l'importante è che comunque attraverso uno studio economico finanziario l'amministrazione deve essere messa in grado di comprendere qual è il valore della concessione, cioè il fatturato che può essere generato da quell'attività. E quindi anche di conseguenza l'altra domanda, i ricavi, no? Perché non dovrebbero tener conto dell'ammortamento dei macchinari, siccome stiamo parlando di fatturato, stiamo parlando di ricavi per determinare il valore della concessione, quindi le soglie applicate, le norme applicabili secondo la soglia del valore della concessione, e qualcuno gli era venuto il dubbio se non bisognava scorporare dai ricavi i costi di ammortamento degli investimenti, cioè i macchinari che vengono acquistati nel caso di concessione. No, la norma fa riferimento esclusivamente al fatturato. I costi, semmai, i costi vari, tra cui quelli di ammortamento, sono determinanti ai fini dell'individuazione del valore dei ricavi, quindi del valore della concessione, ma non sono importanti durante il progetto per l'individuazione del livello di ricavo necessario a remunerare l'investimento o il servizio che si intende espletare, ma non rileva ai fini del calcolo del valore della concessione. Nell'incentivo ex articolo 113 è possibile far rientrare anche le concessioni? Certamente la norma fa riferimento ai contratti che possono essere di appalto o di concessione. Faccio presente che l'articolo 113, il nuovo articolo 113 sugli incentivi, esclude dall'incentivazione l'attività di progettazione per favorire quella di controllo durante la fase di esecuzione dell'appalto o di programmazione e controllo sia dell'appalto o quello della concessione. Il servizio mensa è un servizio a domanda individuale con obbligo di una copertura minima del 36%. Questa domanda si riferiva alla possibilità di affidare in concessione il servizio mensa scolastico piuttosto che a ricorrere a un appalto. Ripeto, anche in questo caso è necessario che venga trasferito un rischio o di domanda o
di disponibilità. In questo caso sarebbe più corretto parlare di rischio di disponibilità, in presenza del quale, stante la necessità e l'obbligo dell'operatore economico di assicurare la disponibilità del servizio, l'amministrazione può prevedere un pagamento, un corrispettivo sotto forma di un canone che può essere automaticamente ridotto laddove il servizio non venga erogato con il livello minimo prescritto. E al di sotto di quello ci sarà anche un'applicazione di penale. Questo è un po', diciamo, in maniera molto veloce la caratterizzazione di una concessione con canone di disponibilità. Il fatto che ci sia una copertura minima da parte dell'utenza, quindi una previsione di tariffe e di prezzi amministrati, non esclude il trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore privato. Pertanto, il servizio mensa può per la remunerazione del servizio mensa ci possono essere due fonti di ricavo. Uno è, diciamo, il ticket che paga la famiglia, sulla base poi ogni comune si regola di conseguenza, ci sono comuni che applicano l'indice ISEE e altri comuni che invece fanno forfettariamente un ticket uniforme per tutti quanti, ma questo è un problema, diciamo, di ogni singola amministrazione comunale. Oltre al ticket è possibile prevedere anche, è possibile, quasi sicuramente, no, quasi è una necessità perché altrimenti l'operazione non sarebbe in piedi, è possibile prevedere anche un canone sotto forma di canone di disponibilità. Per cui so che molte amministrazioni comunali si affidano a terzi per il servizio mensa sotto forma di concessione. Ecco, l'importante è che comunque il canone erogato dall'amministrazione comunale sia sottoposto a un check in corso di svolgimento del servizio, che non sia considerato un canone fisso e invariabile, perché altrimenti cadremmo nell'ipotesi dell'appalto e non più nell'ambito, nel perimetro della concessione. Sempre andando avanti con le domande. Era il comune di Ranuvio, sempre sulle concessioni, sempre sul servizio mensa. Noi paghiamo 1,20 euro a pasto al concessionario, quindi sarebbe quello che io definirei oggi, alla luce delle nuove norme, canone di disponibilità, che riscuote il resto dall'utenza. La ditta lamenta che il numero di pasti giornalieri inserito nel capitolato a solo titolo statistico orientativo è andato via via scemando. Vorrebbe una proroga del servizio per ammortizzare le spese di costruzione di un nuovo refettorio previsto nel capitolato e che, stante appunto la diminuzione di passi erogati, li penalizza oltre misura. La diminuzione dei passi è del 19%. Possiamo accogliere istanze di allungamento del periodo di affidamento da 5 a 8 anni. Ora, nel passato forse c'è stata un po' di confusione sul meccanismo, ma diciamo più che confusione non c'erano neanche gli strumenti conoscitivi che nel frattempo via via si sono perfezionati, si è maturata anche una conoscenza maggiore sul ricorso a queste forme contrattuali e per cui è probabile che quando è stata svolta la gara per l'affidamento del servizio mensa che prevedeva anche la costruzione di un refettorio, non si era pensato a livello contrattuale di inserire delle clausole che in qualche maniera facessero salvo il trasferimento del rischio in capo al soggetto privato. Per cui che cosa succede? Almeno così capisco dall'acquisito del Comune di Ranuvio, che pur prevedendo nel contratto l'obbligo di costruire un refettorio ex novo, il concessionario dice sì, però io, se mi baso su questa utenza stimata all'inizio del contratto, o stimata in fase di gara o durante lo svolgimento della gara, non riesco più ad avere la remunerazione che mi consente di restituire il prestito che devo contrarre per costruire il nuovo refettorio. E quindi chiede la possibilità di prorogare il servizio di mensa
per un periodo di ulteriori di 3 anni. La risposta, da quello che ho detto prima, è implicita, diciamo, nell'illustrazione che ho fatto. Se la diminuzione dell'utenza non è stata determinata da scelte dell'amministrazione, né tantomeno era stata prevista nell'originario affidamento, non può essere concessa la proroga. Per questo che bisogna fare molta attenzione alla durata di queste tipologie di contratti. Quindi la mia risposta è negativa, perché altrimenti si creerebbe quel circuito, tra virgolette, perverso, per cui ogni volta che c'è un problema di carattere, come dire, fisiologico del contratto, potremmo passare dal fisiologico al patologico, cioè inserire degli elementi che potrebbero de far degenerare la natura stessa del contratto che si è stipulato. Per cui se noi prevediamo una proroga di 3 anni a un contratto di concessione che aveva la durata iniziale di 5 anni, stiamo cambiando la natura di quel contratto e quindi non si può, a meno che non era previsto originariamente questa, diciamo, facoltà, ma non credo che, da come è stato posto il quesito, non credo che. D'altra parte, il nuovo codice, appunto, richiama molto l'attenzione delle stazioni appaltanti sulla durata delle concessioni, che dovrebbe essere una durata che grosso modo dovrebbe essere limitata al tempo necessario per consentire all'operatore privato eventualmente di restituire eventualmente il prestito acquisito per realizzare l'opera o per acquistare i macchinari necessari per fornire il servizio e non andare oltre, perché anche in virtù di una norma poco chiara prevista nei previgenti fonti normative, noi ci troviamo spesso e volentieri con contratti di concessione di durata molto lunga e che potrebbero non solo inficiare come dire, la concorrenza, quindi la libera concorrenza, l'opportunità per gli operatori privati di partecipare a gare di concessione, ma potrebbe creare anche proprio un problema, diciamo, di carattere gestionale del contratto stesso, quando le durate sono così lunghe. E soprattutto se la durata non è in qualche maniera giustificata dai costi che l'operatore economico deve sostenere. Quindi durate limitate e comunque durate che dovrebbero avere un arco temporale compatibile con l'arco temporale necessario per restituire il debito che l'operatore ha contratto. Altra domanda: nel caso di concessioni di servizio in ambito di servizi sotto soglia, è previsto un canone in capo al concessionario che deve versare all'ente? Va comunque richiesto il CIG? Allora, la concessione di un servizio può anche prevedere un canone a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. È sempre un problema di equilibrio, entrate e uscite. Quindi, non, se voglio dire, il rendimento dell'operazione che si ricava ex ante, come si dice, che l'amministrazione dovrebbe valutare in via preliminare, attraverso anche un'indagine di mercato che possono essere svolte, un benchmarking che può essere svolto su quei settori specifici, oggetti del contratto di concessione. Se il rendimento è particolarmente elevato, sul servizio che si intende offrire o sul servizio che si intende offrire da erogare nell'opera nuova che si intende realizzare, allora si può prevedere anche un canone a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Non è escluso, anzi, in alcuni casi è auspicabile questa forma di remunerazione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, laddove, ripeto, però il rendimento della concessione durante tutto il suo periodo di durata sia tale da consentire all'operatore privato di retrocedere una parte di questa remunerazione sotto forma di canone all'amministrazione aggiudicatrice. Le indicazioni presenti sul sito ANAC chiariscono che non occorre acquisire il CIG laddove i servizi siano organizzati, gestiti e erogati mediante autorizzazione e accreditamento.
In tutte le ipotesi invece riconducibili all'appalto concessione, a prescindere dal valore, è obbligatorio acquisire il CIG. Quindi, nel caso di concessioni in ambito di servizi sociali, laddove non si applica il codice, si ricorre ad altri strumenti di livello anche regionale, come può essere il convenzionamento o l'accreditamento, in questi casi non occorre acquisire il CIG. Laddove trova applicazione il codice dei contratti, è necessario invece, al contrario, acquisire il CIG. Prestazioni appaltanti in vigenza del sistema di qualificazione. Sì, però dicevo, quindi facendo anche un breve pausa, mi pare che alcune domande che erano state poste, credo che già in qualche modo abbiamo dato una risposta. Adesso vediamo nel proseguio se, per esempio, questa qui che è attinente e la vorrei dare una risposta subito. Carlo Parisi, buongiorno a tutti. In una concessione di costruzione e gestione nella forma di partenariato pubblico-privato, il costo dei lavori va considerato nel valore della concessione? Ripeto, l'articolo 167,1, che non fa distinzioni tra concessioni di lavori e concessioni di servizi, dice che il valore della concessione è stimato dall'amministrazione ed è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto. Il fatturato è ciò che consente all'operatore privato che ha sostenuto dei costi per la costruzione, per realizzare l'opera, di rimborsare questi costi. Quindi è inutile che io vada a prendere in considerazione il valore dei lavori, perché già il fatturato che contiene in sé una parte di quel valore dei lavori, una parte del fatturato poi sarà anche per pagare, oltre i lavori, gli oneri di costi operativi, cioè i costi di gestione, e in più quel fatturato deve consentire anche di avere un rendimento. Quindi il fatturato in realtà si compone di voci all'interno del quale è presente anche la voce relativa al costo dei lavori. Quindi il costo dei lavori in quanto tale non va considerato nel valore della concessione. Per questo il legislatore dice no, prendete in considerazione il fatturato totale perché è su quello che vi dovete basare. Casomai, diciamo, oltre il fatturato bisognerebbe capire se bisogna inserire anche altri valori, per esempio quelle di eventuali forme di opzione, come diceva poco fa per gli appalti la dottoressa Guerrieri. In questo caso sì, va considerata il valore di eventuali forme di opzione previste alla scadenza della concessione. Oppure se ci sono anche tariffe, multe, sanzioni varie che possono essere pagate durante l'erogazione del servizio. Insomma, tutto ciò che in qualche maniera va a rappresentare una entrata per l'operatore privato dovrebbe far parte di questo paniere all'interno del con il quale calcolare il valore della concessione. E non so se io non ho visto se ci sono altre domande sempre sulle concessioni, andiamo avanti, poi eventualmente le No, vediamo, non so ho, se. velocemente, siccome ci sono due domande di nuovo sul discorso della ripetizione, chiarisco, confusione tra procedure ristrette e procedure negoziate. La ripetizione dei lavori, ripetizione di lavori e servizi analoghi è possibile solo se io a monte ho espletato una procedura aperta o ristretta, ma la procedura ristretta non è la procedura negoziata del sottosoglia. Attenzione, la procedura ristretta è la procedura disciplinata nel codice all'articolo 61. Quindi siamo in una fattispecie completamente diversa dalla procedura negoziata del sottosoglia. Per quello ho detto la ripetizione di lavori e servizi analoghi non è applicabile al caso delle procedure sottosoglia. Perché allora noi l'abbiamo trattata? Perché è importante innanzitutto saperlo, ma soprattutto, giustamente
gestire bene la fase di progettazione della gara. E quindi non limitarsi e magari fare una procedura sotto soglia per non prevedere la ripetizione e fare una procedura aperta. Magari la ripetizione potrebbe agevolare il lavoro della stazione appaltante, quindi nel progetto della gara pensiamo bene a come costruire la procedura. Non è molto diversa la gestione di una procedura negoziata da una procedura aperta, non la ritengo così eccessivamente diversa e complicata. Quindi attenzione a non confondere procedura ristretta con procedura negoziata. Poi passiamo alla fase dell'esame degli articoli 37 e 38. Perché passiamo a questa fase? Perché c'è stato un bel numero di domande che riguardavano proprio questi articoli. Il discorso dei comuni non capoluogo, che cosa possono fare, cosa non possono fare. Come l'altra volta, per comprendere bene il passaggio normativo e anche la correlazione con quanto è stato disciplinato dall'ANAC per il periodo transitorio, distinguiamo i due periodi. Quindi supponiamo che noi siamo in un sistema in cui la qualificazione delle stazioni appaltanti è vigente, per cui le stazioni appaltanti per operare devono essere qualificate. In tal caso, l'articolo 37 che cosa dice? Ci dice stazioni appaltanti. Potete fare procedure senza essere qualificate fino a 40.000 per i servizi e le forniture, fino a 150.000 per i lavori, fermo restando, ovviamente dice l'articolo 37,1, gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. Quindi il legislatore dice, fermo restando quell'obbligo che comunque tu devi rispettare, stazione appaltante, puoi reagire autonomamente per importi, servizi e forniture fino a 40.000, lavori fino a 150.000, senza qualificazione. Per effettuare procedure invece di importo superiore a quelle che sono indicate nel precedente comma che abbiamo analizzato, occorre avere la qualificazione disciplinata dall'articolo 38, per la quale appunto siamo in attesa del DPCM. Il secondo comma, che cosa ci dice? Le stazioni appaltanti qualificate, quindi abbiamo detto già in un sistema di qualificazione esistente, salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 e inferiore alle soglie dell'articolo 35. Attenzione, le soglie dell'articolo 35 comprendono, l'abbiamo detto già più volte, oltre ai servizi e le forniture fino a 209, i servizi sociali fino a 750.000 euro e la soglia dei 750.000 euro che riguarda anche tutti i servizi dell'allegato 9. In tal caso, le stazioni appaltanti in possesso della qualificazione, quindi siamo in vigenza di un sistema di qualificazione, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione della centrale di committenza. Quindi, se ci sono questi strumenti telematici, io in possesso della qualificazione procedo secondo questi strumenti. Nel caso in cui io non abbia a disposizione questi strumenti, anche se ho la qualificazione, decido di procedere o ai sensi del comma 3 o procedo mediante lo svolgimento di procedura ordinaria. Quindi siamo in stazioni appaltanti che sono qualificate. I comuni non capoluogo, invece, siamo ancora in un sistema quindi di qualificazione, procedono autonomamente ad acquisti fino a 1.000 euro, lavori, servizi e forniture. Hanno l'obbligo di utilizzare gli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, acquisizione autonoma di forniture e servizi fino a 40.000, lavori fino a 150.000, per questi non serve la qualificazione, quindi articolo 37,1. Per gli importi superiori, i comuni non capoluogo devono essere qualificati e devono procedere comunque utilizzando gli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione, quindi dai soggetti aggregatore, da Consip e da altri strumenti telematici vigenti.
Se non si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, quindi se non abbiamo, se non siamo al di sotto della fornitura e servizi di 40.000 o di lavori per 150.000 e non hanno la possibilità di procedere con strumenti telematici di negoziazione da 40 a 209, da 40 a 750, i primi per i servizi e le forniture, i secondi per servizi sociali allegato 9 e per lavori di manutenzione ordinaria da 150 o 1 milione di euro, non possono procedere autonomamente, ma dovranno procedere ricorrendo a una centrale di committenza soggetti aggregatori qualificati mediante unioni di comuni costituite in centrali qualificate e costituite come centrali di committenza oppure ricorrendo alla stazione unica appaltante. Sostanzialmente, i comuni non capoluogo, in vigenza del sistema di qualificazione, non possono operare questo periodo. Io torno un attimo indietro per farlo comprendere meglio, non possono utilizzare l'ultimo periodo del comma 2, quindi non possono, in caso di indisponibilità di tali strumenti, non possono procedere autonomamente, non possono procedere attraverso strumenti ordinari, ma devono, utilizzare questo comma, il comma 4, quindi ricorrono a centrali di committenza, stazioni unica appaltante, unioni di comuni o consorzi costituiti come centrali di committenza. Nel periodo transitorio, che cosa succede? Succede che l'ANAC, per consentire alle stazioni appaltanti di operare in pendenza del DPCM che ci chiarirà il discorso della qualificazione, dice a tutte le stazioni appaltanti: guardate che per me siete qualificate se siete iscritte all'AUSA, cioè l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Quindi, in questo periodo, i comuni non capoluogo che cosa possono fare? Quello che ho detto finora, ovvero procedono autonomamente nel rispetto comunque degli obblighi di acquisto che prevedono le leggi finanziarie, fino a 40.000 per servizi e forniture, fino a 150.000 per lavori, procedono autonomamente, procedono da 40 a 209 e da 40 a 750.000 e per i lavori di manutenzione ordinaria da 150 a 1 milione di euro utilizzando gli strumenti telematici di negoziazione. Se non ci sono questi strumenti telematici di negoziazione, devono procedere secondo il comma 4, già da ora. Per cui, vi sono state delle domande correlate a questa situazione. Questa qua, ad esempio, che è riferita all'articolo 37,2. Si è legittimati ad acquistare tramite strumenti telematici di negoziazione e in via autonoma anche lavori di manutenzione straordinaria? Sì, si è legittimati, non vi è l'obbligo normativo, perché l'obbligo normativo dell'acquisto attraverso strumenti telematici di negoziazione per lavori ci deriva dall'articolo 37,2, ma riguarda esclusivamente lavori di manutenzione ordinaria. La norma parla solamente di lavori di manutenzione straordinaria. Se io sono un comune non capoluogo e devo fare lavori di manutenzione straordinaria, non potrò utilizzare questa norma, ma dovrò ricorrere al comma 4 che ho appena disciplinato, che abbiamo appena visto, quindi ricorrendo alla stazione unica appaltante, ricorrendo all'unione di comuni, ricorrendo alla centrale di committenza. Attenzione perché questo è importante, molti comuni non capoluogo diciamo, stanno errando nell'interpretazione di questa norma. Quindi lavori di manutenzione straordinaria, il comune non capoluogo non può procedere in proprio, neanche per la realizzazione della nuova opera. Quindi indipendentemente che il valore sia tra i 150 e 1 milione di euro, la deroga per l'acquisto riguarda solamente la manutenzione ordinaria. Altra domanda, le società in-house hanno gli stessi obblighi di aggregazione degli enti locali di appartenenza? Già su questo aspetto si era espressa la determinazione ANAC, si era espressa l'ANAC con la determinazione numero 11 del 2015 e stando al concetto di stazione appaltante ripreso anche nell'articolo 37, anche con il nuovo codice l'impostazione quindi non è mutata. L'unica eccezione è prevista nel caso diciamo, dei concessionari, cioè di quegli enti quindi disciplinata dall'articolo 37,14, ossia di quegli enti
aggiudicatari che non sono amministrazioni aggiudicatrici e quando svolgono le attività che sono previste dagli articoli 115 e 121, quindi sono sostanzialmente i concessionari di energia, acqua, quindi quella sfera di settori che sono disciplinati da quegli articoli specifici del codice. Ancora, articolo 37,2, altra domanda. Si ricorre a strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza. Si intendono quelle riferite a un ambito territoriale preciso o a tutte le centrali di committenza presenti in Italia? Allora, io chiaramente ricorro alla centrale di committenza che mi prevede l'utilizzo dello strumento telematico di negoziazione, che è, voglio aggiungere qualcosa, poi, che chiaramente in questo caso è Consip, che ce lo consente gratuitamente. Io posso anche andare a utilizzare altre stazioni appaltanti, altre centrali di committenza. Qual è il problema? È che le centrali di committenza ulteriori potrebbero chiedermi un costo per utilizzare lo strumento telematico. Io, ad esempio, mi ero interessata con una centrale di committenza limitrofa, diciamo, alla Regione Lazio, e effettivamente loro chiedevano un costo aggiuntivo per l'utilizzo della loro piattaforma. Quindi, poi il problema, secondo me, è andare a giustificare l'utilizzo di questo costo quando magari il metaprodotto è già presente in un sistema telematico di negoziazione gratuito come quello di Consip. Quindi, attenzione. Magari a giustificare l'utilizzo di altri strumenti telematici messi a disposizione da altre centrali di committenza. Se è gratuito, secondo me non c'è assolutamente nessun problema. Se invece c'è un costo, allora forse ho qualche problema, diciamo, di giustificazione. Claudio voleva aggiungere qualcosa? No, su questo aspetto, l'ANCI ha presentato un emendamento proprio all'articolo 37 per togliere riferimento agli ambiti territoriali. Sostanzialmente, quello per cui propende l'Associazione dei Comuni è quello di dire: bene, se delle stazioni, se dei, delle stazioni appaltanti aggregandosi si qualificano, a prescindere da dove, l'importante è che siano qualificate per categorie merceologiche e per tipologie di contratti, a prescindere dalla collocazione territoriale. Diciamo, proprio per rinforzare questo concetto che si diceva prima, che non ci deve essere un ambito definito, perché io devo andare da una centrale di committenza che magari, perché poi quando diventerà obbligatorio il ricorso agli strumenti telematici a partire dal 2017 per le centrali di committenza, dal 2018 per tutte le stazioni appaltanti, io ho dubbi che questi strumenti possano essere messi a disposizione gratuitamente per le stazioni appaltanti, ivi compreso anche la Consip, nel momento in cui diventerà obbligatorio, per cui sarebbe sicuramente preferibile che si creasse una condizione, come dire, di accessibilità che favorisca chi ti fa spendere di meno in questo senso, e quindi più centrali di committenza che dispongono di piattaforme telematiche in modo tale che poi ci si possa rivolgere a quella che fa un servizio migliore o che ti chiede un prezzo più basso rispetto ad altre. Quindi il punto è che per ricorrere a uno strumento telematico di negoziazione, oggi riprendo così anche una domanda che ho visto, che era stata posta, che mi è sfuggita, è sufficiente l'iscrizione all'AUSA nel regime transitorio. Invece, gli strumenti telematici, chi maggiormente ne ha a disposizione in questo momento, ovviamente, è la Consip, ma ci sono anche altre regioni come la Lombardia, la Toscana e la Liguria, Chiedono per pagamento. che dispongono di piattaforme telematiche, ecco, che già però introducono il meccanismo Cioè del loro, la pagamento. Toscana le dà gratuitamente per tutte le stazioni appaltanti della Toscana, ma se si va fuori regione, ovviamente prevedono Ecco. comunque un pagamento, perché verrà, se deve essere stipulata una convenzione e quindi con un versamento, adesso non so quanto possa montare, però insomma.
Quindi il problema probabilmente si creerà lì, quindi o si creerà un regime generale per tutti o vedremo Comunque, insomma nel diciamo, futuro. comunque, ecco, rispondendo anche a un quesito che era stato posto, gli strumenti telematici di negoziazione non sono nient'altro che una modalità diversa di svolgere una procedura competitiva, una gara, che piuttosto che farla con il cartaceo, con la lettera di invito o quello che è, quindi si svolge su un, diciamo, un sistema informatico. Ma non c'è nessuna differenza tra Questo c'è il proprio una sistema. c'era proprio una domanda anche l'altra Ok, volta su questo perfetto. aspetto, quindi ci ritorneremo. E dobbiamo espletare una procedura aperta sopra soglia. Essendo comune non capoluogo, abbiamo stipulato un protocollo di intesa con la regione Sardegna per poterla espletare sulla piattaforma telematica della centrale di committenza regionale Sardegna CAT. Regolare la procedura eseguita. Io adesso non so questo comune, probabilmente io ritengo che fosse un comune della regione Sardegna. Però non ne ho la certezza. Ok. Lo strumento del protocollo d'intesa. Allora, il protocollo d'intesa dal punto di vista giuridico non è un atto, diciamo, vincolante. Il protocollo d'intesa dal punto di vista giuridico è un atto di indirizzo al quale, secondo me, va bene come atto iniziale di accordo tra le amministrazioni, ma sicuramente a questo deve seguire un atto giuridicamente vincolante quando potrebbe essere, ad esempio, una Una convenzione. convenzione, quindi. Oggi che non vige il sistema di qualificazione dopo i 40 e i 150, devo rivolgermi a centrali di committenza? Allora, abbiamo detto, abbiamo disciplinato, non ripeto quello che abbiamo detto prima perché l'abbiamo già disciplinato, mi sembra abbastanza bene, quindi sopra i 40 e i 150, io sto nel 37,2, quindi rivediamo le slide precedenti e automaticamente, insomma, la risposta sarà piena. Una CUC tra quattro comuni non capoluogo deve essere iscritta all'AUSA per essere qualificata. Anche la CUC deve essere iscritta all'AUSA, chiaramente si deve profilare all'AUSA come CUC. E come faccio a sapere se il mio ente è iscritto all'AUSA? Io ho messo qui questo riferimento, ma è semplice, basta andare nel sito, c'è proprio una parte dove è possibile ricercare le stazioni appaltanti che sono iscritte all'AUSA, basta inserire il codice fiscale e si può ritrovare, diciamo, l'iscrizione della stazione appaltante. Unione Montana, Unione di Comuni, può procedere autonomamente ad affidare servizi sopra i 40.000 euro? Io direi proprio di sì. Sopra i 40.000 euro, un'Unione Montana può procedere, un'Unione di Comuni può procedere ad affidare autonomamente servizi e forniture. Però Qual è la condizione poi per gli importi eventualmente successivi? Per ora, diciamo, per la qualificazione è sufficiente essere iscritta all'AUSA, poi successivamente, quindi dovrà qualificarsi. E se vuole utilizzare se si vuole utilizzare il 37,4 e quindi sostanzialmente fungere da stazione appaltante per i comuni che fanno parte dell'Unione dei Comuni, occorre essere costituita e qualificata come centrale di committenza. Questo è il vincolo previsto dall'articolo quindi 37,4. no, chiariamolo, quindi non è sufficiente l'unione dei comuni per svolgere gare, ma l'unione dei comuni, se già costituita, deve ulteriormente qualificarsi per fare come centrale di committenza, altrimenti l'unione dei comuni di per sé. Attualmente, se è iscritta all'AUSA, è qualificata. No, non parlo del regime transitorio, parlo Il regime del. definitivo. Sì. Ancora, un'unione di comuni iscritta all'AUSA può attualmente affidare in appalto i servizi di assistenza domiciliare entro la soglia di euro 750.000? Sì, l'unione di comuni, ripeto, valgono le stesse regole che abbiamo detto prima, quindi deve essere un'unione di comuni se. E il servizio viene svolto attraverso strumenti telematici di negoziazione, può procedere autonomamente anche se non è costituita e qualificata, diciamo, come unione di comuni. Se dovessero essere però servizi da svolgere fuori sistema di negoziazione telematica, ovviamente ci vuole la qualificazione del 37,4. Il mio comune è iscritto all'AUSA, possiamo fare una gara per servizi tecnici in modo autonomo per l'importo di euro 253.000? Questa domanda non specificava se era un comune capoluogo o non era un comune capoluogo, perché se è un comune non capoluogo non può procedere autonomamente, ma dovrà procedere secondo l'articolo 37,4. Scusa, Sì. se ti interrompo,
Possiamo dare una risposta anche al quesito che mi è comparso adesso, comune non capo, molto simile, analogo praticamente a questo che hai dato già una spiegazione, però forse è bene riaffermarlo perché a differenza di quello che hai trattato, qui parliamo di soprasoglia. Comune non capoluogo, gara soprasoglia per una concessione di ristorazione, importo 6.730.000 tramite procedura aperta su Sintel, Regione Lombardia. Il comune può procedere autonomamente senza avvalersi di una centrale di committenza tipo provincia. Secondo me no, siamo L'obbligo sopra soglia, siamo sopra le dell'aggregazione. soglie del 37,2, quindi la deroga è prevista solamente nell'ambito di quelle soglie. Io procederei attraverso il comma 4, il sistema del comma 4. Un comune non capoluogo non può procedere da solo in questo caso, ma anche se utilizza la piattaforma, siamo fuori dall'applicazione del 37,2 primo periodo e siamo nel 37,4. Sei d'accordo, Claudio? Quindi diciamo la deroga è soltanto fino alla Eh soglia, sì, per questo è un servizio, quindi altri siamo. 6 milioni di euro, quindi siamo proprio sopra soglia delle concessioni, perché era una concessione, no? Una concessione di servizi, quindi sopra i 5 milioni 225, quindi siamo proprio fuori No, però il dalla quesito regola. dice può procedere autonomamente senza avvalersi No, secondo di me. no, però, sì, però la domanda pure non è formulata in maniera esatta. Cioè qui non è che il comune deve presentarsi col vestito della centrale di committenza per svolgere una gara, ma deve presentarsi col vestito di un'aggregazione, che è una cosa un pochettino diversa dalla centrale di committenza. Cioè se esiste una convenzione tra comuni, per i quali, mediante la quale alcuni comuni intendono collaborare in materia di acquisizione di beni e servizi mediante procedure unificate, a mio avviso, se c'è una convenzione di questo tipo, è Ma lì parla sufficiente. di comune non capoluogo che deve procedere ad questa gara. Un'aggregazione. In aggregazione, dici? Sì, cioè l'obbligo dell'aggregazione, come dici tu, permane. Il punto è se l'aggregazione può essere un'aggregazione tramite una convenzione in base al quale due più, o tre più, una o più amministrazioni si mettono insieme per esercitare in comune un'attività di approvvigionamento, a prescindere se siano qualificate come centrali di committenza, o invece se, essendo rivolgendosi a tua L'obbligo dei comuni volta, non capoluogo prevede proprio la specifica lo so, applicazione del comma però questo 4, è un aspetto quindi che su cui. non so, sarebbe una deroga, secondo me una forzatura rispetto alla definizione della norma. Sì, però ti rivolgi già a un'altra centrale di committenza, perché il sistema Sint della Regione Lombardia è gestito già da un'altra centrale di Ma si committenza. presenta Capito? come Questo è il aggregazione o punto. come... Si deve presentare come aggregazione. Se poi questa aggregazione debba essere scritta aggregazione uguale centrale di committenza, io continuo ad Però avere qualche dubbio. L'importante è che tu hai messo insieme la domanda, questo è il loro mi pare di punto. capire che vogliono utilizzare autonomamente la piattaforma di No, abbiamo detto che Sintel. autonomamente non la Non lo possono possono fare, fare, però questo è il neanche mi punto. sento di dire che lo debbano fare necessariamente attraverso un'altra centrale di committenza, perché sennò se la crea centrale di committenza, cioè il Lo devono problema è fare eventualmente far l'aggregazione. fare a loro, cioè non lo possono fare autonomamente, lo faranno la centrale di committenza già costituita. Questo magari attraverso una convenzione. Cioè il contenuto del 37,4 mi pare chiaro. In caso di comuni non capoluogo, non abbiamo, al momento quella è la norma, se non viene modificata, quella è la norma. Per cui se sto fuori dall'applicazione del 37,2 primo periodo, devo applicare il 37,4. Non ho altre possibilità. Un'unione di comuni iscritta all'AUSA può attualmente affidare in appalto, no, questa abbiamo già detto, è l'ultima la domanda, quali sono i criteri per i quali una CUC possegga la qualificazione? Ho visto già qualche altra domanda arrivata sul punto. Allora, al momento i criteri saranno quelli individuati nell'articolo 38, che si dividono appunto in requisiti di base e poi requisiti facoltativi, ma ovviamente siamo tutti in attesa della definizione del DPCM che ci chiarirà, diciamo, alcuni aspetti che sono rimasti, diciamo, così un po' nel dubbio di applicazione della qualificazione, e credo anche già in sede di correttivo, forse sull'articolo 38 ci saranno degli aggiornamenti e delle modifiche, giusto Claudio? Assolutamente, perché questa
Questa osservazione che appunto si faceva poc'anzi nasce proprio dalla consapevolezza che si è confuso l'attività di centralizzazione della committenza con l'aggregazione tra stazioni appaltanti, che sono due concetti autonomi e distinti. Uno ha a che fare con lo svolgimento di procedure centralizzate di gara, l'altro ha a che fare con l'aggregazione della domanda. Quindi speriamo che il nuovo codice Sia più chiaro. induca un chiarimento in questo senso e quindi questo consentirebbe di dare una risposta del tipo di quella che prima dicevo rispetto al discorso della piattaforma telematica Sincert. Un'unione di comuni è scritta all'AUSA, può attualmente affidare in appalto? No, questa l'abbiamo già vista, quindi siamo tornati indietro. No, tocca a te, Claudio, con i servizi sociali. Ok, vediamo. Laddove appalto ai sensi dell'articolo 5 della 381 è possibile al di fuori del codice dei contratti. Laddove si affidano servizi e sono dunque previsti dei corrispettivi, viene meno la possibilità di affidamenti diretti alle associazioni mediante, come qui stiamo parlando, delle convenzioni, articolo 5, delle cooperative, a soggetti accreditati. Trovando invece applicazione la disciplina del codice, quella sui servizi sociali e relativi, quindi la legge 328 e relativi decreti attuativi, nonché quella regionale di settore, ad esempio in materia di accreditamento, autorizzazione, coprogettazione, eccetera. Quindi la risposta è che dove non sono previsti corrispettivi, possiamo andare attraverso forme diverse da quelle previste dal codice dei contratti. A me risulta che ci sia un'altra domanda, diciamo, era connessa con le famose clausole sociali, cioè l'obbligo di reimpiegare il personale da parte della ditta subentrante rispetto all'impresa che aveva concluso l'appalto. Allora, le clausole sociali sono disciplinate dall'articolo 50. Inizialmente una prima formulazione del codice era stato inserito l'obbligo di assumere il personale per garantire la stabilità occupazionale, successivamente è stato tolto l'obbligo ed è stata inserita la facoltà da parte delle pubbliche amministrazioni di inserire nei bandi l'obbligo di assumere il personale che appunto faceva parte della vecchia compagine che gestiva il servizio, stava realizzando i lavori al fine di promuovere la stabilità occupazionale. Quindi le clausole sociali, per il momento, così come delineate, rappresentano una facoltà e non un obbligo. Cosa diversa invece è la riserva di legge per l'affidamento dei servizi di cui all'allegato 9 previsti all'articolo 143. In questi casi invece si possono fare gare a cui posso riservate esclusivamente a soggetti che hanno determinati requisiti e quindi requisiti individuati dalla norma stessa, ma è una cosa diversa rispetto alla clausola sociale. L'altra domanda: se devo affidare il servizio di manutenzione del verde alle cooperative sociali tipo Bipolo, importo al di sotto dei 209.000 euro, devo fare la gara applicando la 381 articolo 5, quindi in deroga al codice, oppure applico solo ed esclusivamente il codice, quindi in deroga all'articolo 113 e riservo l'appalto alle cooperative? Si rimanda ovviamente alla risposta data al quesito precedente circa il diverso regime normativo applicabile. Se l'affidamento della manutenzione del verde prevede dei corrispettivi che vanno al di là del rimborso delle spese, eccetera, ci troviamo nell'ambito di regolamentazione disciplinata dal codice degli appalti, quindi dal decreto legislativo 50. Individuazione di soggetti del terzo settore per la progettazione e gestione di azioni di sistema per accoglienza, tutela e integrazione a favore dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario nel quadro del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.
Allora, qui io ho fatto riferimento a una pronuncia del TAR Lombardia che testualmente stabilisce che l'amministrazione può anche, diciamo, non applicare le norme formali specifiche del codice, ma deve comunque assicurare il rispetto dei principi generali pur richiamati dall'articolo 30 del codice stesso. Quindi può pubblicare un avviso, ma deve dare informazione e pubblicità adeguata all'avviso che intende pubblicare, perché l'avviso stesso poi è finalizzato allo svolgimento di un'indagine pubblica volta alla coprogettazione del servizio, però, ripeto, nel rispetto delle regole dell'evidenza pubblica. Quindi Ok. questo è un po' il quadro. Ancora, quindi torniamo all'esame sempre siamo collegati al 37, quindi nel 37 abbiamo detto che dobbiamo comunque rispettare gli obblighi previsti, diciamo, dalle leggi finanziarie in materia di contenimento della spesa. Quindi le andiamo un po' più a analizzare perché proprio ci sono state delle domande nel webinar scorso che ancora, diciamo, si soffermano su questo discorso degli acquisti sul MEPA. E in questa slide riepiloghiamo un po' il quadro. Quindi noi abbiamo obbligo di ricorso al MEPA o altri mercati elettronici, fino a 1.000 euro possiamo procedere autonomamente. Questo ce l'ha consentito la legge 208 del 2015, prima non c'era deroga, dalla legge 208 del 2015 abbiamo questa deroga fino a 1.000 euro. Quindi anche se esiste il metaprodotto sul MEPA, fino a 1.000 euro noi possiamo procedere autonomamente, quindi senza passare per il mercato elettronico. Da 1.000 euro a 209.000 euro per i servizi e le forniture, ma anche fino a 750.000 euro per gli appalti e i servizi sociali e allegato 9, essendo catalogati come servizi, se è presente sul MEPA, sul mercato elettronico, il metaprodotto, noi abbiamo l'obbligo di procedere all'acquisto sul MEPA. Dove ci arriva? Da dove ci deriva questo obbligo? Dalla legge finanziaria, la 296 del 2006, che nel tempo è stata modificata, inizialmente non avevamo l'obbligo, ma successivamente è stata modificata e ha previsto appunto questo obbligo da parte delle stazioni appaltanti e quindi anche per i comuni di procedere agli acquisti per i servizi e le forniture attraverso gli strumenti dei mercati elettronici, non solo del MEPA, quindi il mercato elettronico di Consip, ma anche gli altri mercati elettronici che erano stati costituiti secondo l'articolo 300 del vecchio DPR 207 del 2010. Per i lavori abbiamo l'obbligo di ricorrere al MEPA? Questa è un po' la domanda. Abbiamo visto che il 37,2 ci dice che noi dobbiamo effettuare gli acquisti di manutenzione ordinaria, ripeto, manutenzione ordinaria, da 150.000 a 1 milione di euro, utilizzando prioritariamente gli strumenti telematici di negoziazione. Quindi se abbiamo uno strumento telematico di negoziazione esistente per la manutenzione ordinaria, dobbiamo dare priorità a questo strumento. Voi sapete che in Consip sono presenti ormai dei bandi per i lavori di manutenzione, ma sottolineo, questo obbligo ricorre solamente ed un obbligo che deriva dal 37,2, quindi non c'è una legge finanziaria che stabilisce l'obbligo, è il codice che nell'articolo 37,2 ce lo definisce, riguarda solo la manutenzione ordinaria. Se dobbiamo fare manutenzione straordinaria, non siamo obbligati a ricorrere al mercato elettronico. Da 0 a 150.000 per lavori l'obbligo decorre da 150, per cui possiamo procedere autonomamente da 0 a 150.000. Per affidamenti, andiamo alle domande che si sono state formulate rispetto a questo quadro generale. Per affidamento di beni e servizi sino a 1.000 euro devo acquisire il CIG? Sì. Devo acquisire il CIG anche per un acquisto di 300 euro. Per affidamenti, quando è che non devo acquisire il CIG? Vi sono delle fattispecie, andate a guardare, c'è una FAQ sulla tracciabilità che è la risposta A12 che prevede dei casi in cui il CIG non è obbligatorio, ma sono dei casi che sono specificamente disciplinati e sono particolari, sono ad esempio i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni o fabbricati.
prefabbricate, i servizi di arbitrato e conciliazione, oppure i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti. In questi casi e negli altri che andrete a guardare facendo riferimento a questa FAQ, possiamo non prendere il CIG. Per affidamenti secondo la legge 381 del 91, questo si collega alla domanda che diceva prima Claudio, a quali norme del codice si può derogare? Si può derogare all'obbligo di acquisto del servizio tramite strumenti telematici di negoziazione, tramite MEPA? I servizi sociali non sono servizi esclusi, ma sono settori speciali, per cui sono comunque servizi e come tali rientrano nell'applicazione di quanto previsto dalla legge 296 del 2006. Se esiste il metaprodotto, noi dobbiamo procedere attraverso l'acquisto sul mercato elettronico. Ho fatto varie RDO a cui non ha risposto nessuno dei fornitori, dice questa domanda, dei fornitori invitati. In questi casi potrei provare ad effettuare un RDO aperta, scusate, potrei procedere ad attuare fornitore fuori MEPA? Io direi che se ha fatto l'RDO, probabilmente il metaprodotto esiste. Come sono stati selezionati questi operatori attraverso l'RDO? Io vi posso diciamo, dire una mia esperienza, un caso pratico. Dovevo fare un acquisto di arredi per ludici, per una ludoteca. Avevo fatto un'estrazione dai 4.000 operatori presenti sul MEPA di 30 fornitori che avevo invitato. Nessuno dei 30 fornitori ha risposto alla lettera d'invito. In quel caso ho fatto comunque la procedura sul sistema elettronico prevedendo una RDO aperta. Ho rilanciato l'RDO aperta e hanno risposto 8 fornitori. Per cui io il tentativo lo rifarei, soprattutto perché potrebbe essere che effettivamente se la selezione l'ho fatta io discrezionalmente e spero di no, o comunque se ho fatto l'estrazione e dall'estrazione insomma ho estratto i soggetti che proprio non erano interessati, perché non ritentare attraverso una RDO aperta che comunque il sistema lo consente. Strumenti telematici di negoziazione, cosa intendiamo? Qui basta richiamare l'articolo 3,1. Quindi, come diceva prima Claudio, gli strumenti di negoziazione sono strumenti di acquisizione che richiedono apertura al confronto competitivo. Fate riferimento a queste due lettere, la prima, la CCC, sono strumenti di acquisto, quindi quelli per i quali non c'è nessun tipo di negoziazione, la lettera DDD sono strumenti di negoziazione nella quale c'è una fase negoziale. Quindi sono gli accordi quadro, il sistema di gli accordi quadro con rinegoziazione, il sistema di manico di acquisizione, il MEPA, il mercato elettronico, i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice. E, ancora, l'obbligo di ricorrere al MEPA e utilizzare e utilizzo di strumenti elettronici di negoziazione vale anche per soggetti privati inseriti tra le amministrazioni pubbliche che incidono sul conto economico consolidato, ma che non rientrano tra le pubbliche amministrazioni ex decreto legislativo 165 del 2001? In realtà no, perché la legge 296 del 2006, che stabilisce questo obbligo, lo prevede esclusivamente per le pubbliche amministrazioni iscritte di quell'articolo 1 del decreto legislativo 165 del 2001. Sono una stazione appaltante e vorrei una conferma. Posso procedere autonomamente senza ricorrere alla CUC per un appalto relativo alla gestione del servizio asilo di importo inferiore a 750.000 euro tramite il MEPA? Allora, sì, tramite il MEPA, se esiste il metaprodotto, devo procedere attraverso il MEPA, attraverso il mercato elettronico. È un servizio, rientra nel concetto della legge 296 del 2006, per cui i servizi e le forniture le devo acquistare attraverso il mercato elettronico. Sto entro la soglia dei 750.000 euro, devo assolutamente ricorrere al mercato elettronico. Se invece il metaprodotto non esiste, ma credo di sì, perché la domanda diceva posso procedere tramite MEPA, ma se il metaprodotto non esiste e quindi devo procedere fuori dal mercato elettronico e, no, e sono un comune non capoluogo, insisto su questa cosa per chiarire bene, e sono un comune non capoluogo, in quel caso io devo procedere secondo il comma 4, perché non utilizzo gli strumenti telematici di negoziazione, non posso procedere autonomamente.
Devo conferire un incarico di docenza di un corso di lingua straniera di importo inferiore a 1000 euro. Posso procedere fuori MEPA mediante la richiesta di almeno due preventivi? Sotto i 1000 euro abbiamo detto non vi obbligo di ricorso al MEPA, quindi possiamo procedere e attraverso la richiesta di due preventivi con una previa consultazione preliminare di mercato, come ci dice, diciamo, il documento ANAC, le linee guida ANAC sul sottosoglia. Un servizio escluso dal codice. Secondo quanto disposto l'articolo 7, quindi soggetto ai limiti dell'articolo 4 del codice medesimo, è comunque obbligato a ricorrere al mercato elettronico. Il discrimine è dato dal fatto che è un servizio e dal fatto che è presente sul mercato elettronico. Se è presente, anche se escluso, devo procedere attraverso il mercato elettronico. Qui l'obbligo non ci deriva dal codice, ma ci deriva dalla legge finanziaria, dalla legge 296 del 2006. Ma se attivo sul MEPA un RDO, il sistema qualifica la procedura come un articolo 36,2 lettera B e non come un affidamento diretto. In realtà siamo noi, non è il sistema che qualifica la procedura, siamo noi che qualifichiamo la nostra procedura con la determinazione a contrarre. Nel momento in cui dobbiamo procedere ad un affidamento individuiamo che questo affidamento rientra nell'articolo 36, siamo noi che individuiamo la tipologia di procedura che dobbiamo fare, se è 36,2 lettera A o 36,2 lettera B. Che poi arrivo alla determinazione, supponiamo che siamo nel 36,2 lettera A e arrivo alla determinazione dell'operatore economico attraverso un sistema di RDO, comunque questo non mi definisce in maniera diversa la procedura. Ricordiamo che il mercato elettronico è uno strumento di negoziazione, non sostituisce il codice, ma integra e deve essere integrato con le norme del codice. I servizi tecnici sono presenti nel MEPA? Al momento no, se per servizi tecnici, adesso qui non so che cosa si intendeva, ma se per servizi tecnici intendiamo il servizio di progettazione, direzione lavori, eccetera. Io facendo una ricerca ho ritrovato nel MEPA alcuni servizi professionali che vi invito comunque ad andare a vedere, sono stati pubblicati dei bandi, quello per la diagnostica degli edifici, i servizi di valutazione della conformità sempre sugli edifici, quindi verificate comunque questi servizi, questo bando dei servizi professionali che si sta arricchendo di nuovi metaprodotti. Ancora per le convenzioni, ancora un passaggio, perché ancora alcune domande sono state effettuate sulle convenzioni. Ricordo che i comuni non hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni, se non poi vediamo per alcune categorie, ma hanno solo la facoltà di ricorrere, fermo restando il prezzo qualità stabilito dalle convenzioni come limite massimo per l'affidamento. Alcune particolarità derivano da alcune categorie merceologiche, quindi energia elettrica, gas, carburanti rete, carburanti extrarete. Come sapete, combustibile per riscaldamento, abbiamo l'obbligo di approvvigionarci attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip. Ma la legge finanziaria per il 2016 aveva integrato questo articolo e ci diceva che potevamo utilizzare non solo, diciamo, le convenzioni, ma esperire proprie autonome procedure nel rispetto alla normativa vigente utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopraindicati. Quindi significa che noi, se c'è la convenzione e consideriamo conveniente per noi la convenzione, procediamo ad aderire alla convenzione o all'accordo quadro. Se invece non c'è la convenzione, ma comunque quel prodotto è presente sul mercato elettronico, possiamo esperire la nostra procedura attraverso lo strumento telematico di negoziazione, ovviamente se sto nell'importo che mi consente di fare il ricorso allo strumento di negoziazione. Potevo procedere autonomamente, purché prevedessi un risparmio di almeno 10% per la telefonia fissa e mobile, di almeno 3% per le altre categorie, ma questa opzione attualmente non c'è più, dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 è venuta meno per una disposizione appunto della legge finanziaria in via sperimentale. Quindi non posso più procedere autonomamente per queste categorie, ma devo comunque utilizzare gli strumenti che ho a disposizione, convenzioni, accordi quadro o strumenti telematici di negoziazione.
E quindi andiamo alle domande che si collegano a questi argomenti. Dovendo rinnovare il servizio di telefonia aziendale, siamo obbligati alla convenzione Consip oppure possiamo transitare a un altro gestore in considerazione di un notevole risparmio per l'ente? Allora, penso di avere chiarito con la slide precedente questo aspetto. Noi possiamo utilizzare anche altri strumenti telematici, quindi il discrimine quale è l'importo. Per queste categorie non abbiamo la possibilità di derogare, abbiamo un obbligo, quindi dobbiamo fare un'analisi, verificare effettivamente la convenienza di ricorrere alla convenzione oppure utilizziamo gli sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione. Ma ricordiamo che sono tutti i sistemi telematici di negoziazione, quindi anche la domanda successiva. Dovendo procedere al rinnovo, è necessario lanciare un RDO oppure posso gestirla con altri strumenti telematici? Gli strumenti telematici sono anche, ad esempio, il sistema dinamico di acquisizione, per cui se quella categoria sta nel sistema dinamico di acquisizione, posso ricorrere anche ad altro sistema telematico, non necessariamente un RDO. Lavoro in un piccolo comune, abbiamo la necessità di provvedere a un'aggiudicazione sotto i 1.000 euro per il carburante, affidando il servizio a un distributore vicinissimo a noi. Ma magari durante l'anno dobbiamo affidare altri 1.000 euro, è corretto o devo rivolgermi a NEPA? Io dico non è corretto, cioè quando noi non possiamo fare degli affidamenti spot. Il nostro punto di riferimento per i servizi e le forniture è l'articolo 35 per il calcolo dell'importo della nostra fornitura, l'articolo 35,12, quindi noi abbiamo come termine di riferimento i 12 mesi, dobbiamo fare una programmazione di quello che serve. Nella programmazione dobbiamo calcolare quanto carburante devo acquistare, quindi in questo caso se il carburante che devo acquistare è chiaramente superiore, mi pare di capire, ai 1.000 euro, devo procedere attraverso il sistema del mercato elettronico, perché ho l'obbligo attraverso la legge che abbiamo detto prima, la 296 del 2006. Ancora problemi carburanti, se gestori aggiudicatari nel MEPA non hanno distributore nel comune, come faccio? Allora, devo specificarlo nel capitolato. Il sistema elettronico, il mercato elettronico della pubblica amministrazione, ci consente di inserire le nostre specifiche, nel mercato elettronico, di inserire i nostri atti di gara, quindi il nostro capitolato con le nostre condizioni. Quindi i soggetti che risponderanno a quelle che sono le nostre condizioni. Ugualmente, l'altra domanda: abbiamo aderito a convenzione Consip per la fornitura di carburanti, non ci sono però distributori di GPL nelle vicinanze. Beh, bisognava forse esaminare meglio la convenzione prima di aderire e poi eventualmente impostare l'acquisto in maniera diversa. Diciamo, va un po' sviluppato, va un po' meglio definito il quesito, mi mancano, diciamo, alcuni elementi. Era una valutazione comunque da fare ante. Abbiamo sforato un po' con il tempo, vedo. Eravamo arrivati ai servizi informatici, c'erano altre domande, mi No, dispiace, non ce la facciamo. Come certo. possiamo fare? Possiamo fare, non lo so, adesso Litighiamo. vediamo, litigheremo, io volevo approfittare delle due battute perché vedo che ritorna questa cosa sull'articolo 37,4 per l'appalto di riconcessione di ristorazione che già abbiamo affrontato, e soltanto questo, perché alcuni consulenti dicono a questo comune che in fase transitoria possono procedere come singolo comune. Ripeto, la iscrizione all'AUSA nel regime transitorio, che è una deroga, assolve solo al sistema di qualificazione, ma non all'obbligo di aggregazione. Per cui il comma 4 permane come obbligo anche nel regime transitorio. Se poi vogliamo, diciamo, l'indicazione che mi sento di dare ai comuni che possono dimostrare di aggregarsi attraverso un atto convenzionale con un'altra amministrazione, a mio avviso può essere sufficiente per rivolgersi alla piattaforma, mi pare Sintel, era quella della Regione Toscana. Però sicuramente non possono farlo autonomamente e singolarmente. Questo oggi è quello che stabilisce la legge. L'ultimo, anche ANCI deve ricorrere a me, ma mi pare che su ANCI che debba ricorrere, questo è un quesito in casa. Mi pare che c'è un parere dell'autorità, anticorruzione dell'ANAC, che stabilisce che anche ANCI deve applicare le Sì, norme del codice degli sì, 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 sì. appalti. Quindi,
un parere del 2016. 2016 l'ho letto proprio recentemente, e proprio perché faceva riferimento al discorso che ANCI è finanziata totalmente con il sistema pubblico e quindi prevede l'obbligo per l'ANCI di ricorrere a questi E sistemi e quindi all'applicazione del codice. deve ricorrere anche al mercato elettronico con quegli obblighi Non previsti per il mercato elettronico, Si rientra però nel concetto di stazione appaltata, perché non salvo credo che che non rientra nel è un concetto. comune, Sì, quindi sì. è un ente di diritti, un ente, non è neanche un'associazione in realtà. Non credo per l'obbligo del MEPA, non sono convinta, perché non rientra nell'articolo 1 del 165, perché l'obbligo del MEPA è per le stazioni appaltanti che rientrano nell'articolo 1 del 165 e non credo che l'ANAC l'abbia configurata, non mi pare nel parere come uno dei soggetti rientranti in quell'articolo, però sicuramente devono applicare il codice. Vabbè, io insomma adesso Mi abbiamo spiace che non abbiamo terminato potuto e credo terminare. che qui più facciamo, diamo risposte ai quesiti e più i quesiti aumentano. E quindi cercheremo, diciamo, di continuare a dare delle risposte online e anche attraverso pubblicazione. Per il momento vi ringrazio, che stiamo preparando un webinar su un argomento molto specifico che è le modalità proprio tecniche e matematiche per calcolare l'offerta economicamente più vantaggiosa e quindi attraverso IFEL sarete informati di quando svolgeremo questo focus. Vi ringrazio, prego se, so, dovete... grazie alla dottoressa Grazie, Guerriero grazie a che... voi, grazie a tutti quelli che erano collegati per l'attenzione e per la passione. L'abbiamo chiamata, ribattezzata la signora La signora Sottosoglia. Sottosoglia. Allora, anche a nome del un ringraziamento particolare ai nostri relatori, ringraziamo tutti gli utenti che siete stati numerosissimi, anche oggi ci sono state molte domande. E vi ricordo comunque che potete consultare attraverso il nostro sito i materiali didattici, anche questi che riguardano le domande e anche quelli relativi ai precedenti webinar, per cui consultateli e troveremo il modo di dare risposta anche alle domande che sono state fatte oggi. Quindi date sempre un'occhiata al nostro sito per rimanere aggiornati. Un saluto a tutti e grazie a